Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. 29 maggio 1985, Bruxelles, Stadio Heysel, finale di Coppa dei Campioni, Juventus-Liverpool. Il responsabile della UEFA che mi conferma che ci sono 36 morti, mentre un'altra notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà. Johnston, Nicol, ancora verso Johnston, Platini. Lungo Platini e cerca Boniek, calcio di rigore per la Juve, sul perfetto lungo lancio di Platini è andato via Boniek, che ha battuto in velocità Ghiletti, il quale è stato costretto a stenderlo. Rivediamo, Boniek incontenibile, Ghiletti lo bracca, Boniek piomba a terra in area di rigore, anche se forse il fallo era cominciato leggermente fuori. Comunque calcio di rigore, Platini, gol. Juve in vantaggio, Platini, 11 minuti e 30 di gioco. Michel Platini porta in vantaggio su calcio di rigore la Juventus. La Juventus si aggiudica allo Stadio Heysel di Bruxelles la Coppa dei Campioni, battendo per 1-0 i detentori del Liverpool. Il gol è stato segnato da Michel Platini dopo 11 minuti e 30 secondi. Sono dei bastardi, sono gli inglesi, sono dei bastardi, continuate a far qualcosa! C'è un luce di morti là dentro! C'è un luce di morti lì dentro! Un bel pezzo della mia famiglia in quel settore Z, perché Roberto era mio padre, Otello è mio nonno. Purtroppo quella sera del 29 maggio ha segnato la mia vita. 1985-2015. Ci sono 30 anni di calcio, di storia, di vita tra la maledetta notte della Heysel e oggi. In molti e in molti modi, tutti legittimi, hanno ricordato l'anniversario di quella sfida tra Juventus e Liverpool che assegnò ai bianconeri una Coppa Campioni bagnata dal sangue di 39 morti causati dalla furia degli hooligans inglesi che si abbatté sui tifosi del settore Z dello Stadio Heysel di Bruxelles. Il fatiscente palcoscenico che l'UEFA aveva scelto per quella che, allora, era forse la partita più attesa del calcio mondiale. Gli dei di Olimpia e dello sport ci chiedono oggi di riavvolgere il nastro della memoria, proprio per ricostruire il contesto intorno a quella partita e soprattutto l'eredità di quella notte e di quella strage. La Champions League di oggi è infatti figlia diretta di quella notte infame e del processo che ne seguì e che vide riconosciute le responsabilità dell'UEFA, il governo del calcio europeo, nell'organizzazione e nella gestione di quell'evento. Ma cosa rappresentava 30 anni fa quel duello tra Juventus e Liverpool per il calcio mondiale? Lo scenario nella Coppa Campioni stava in quel periodo cambiando. Sulla scia del trionfo azzurro ai mondiali dell'82, la Juventus di Trapattoni e degli assi Boniek e Platini e la Roma di Nils Liedholm avevano iniziato a minacciare il predominio inglese nelle coppe europee, come ci ricorda Francesco Caremani, giornalista e scrittore, autore per Bradipo Libri del libro Heysel, le verità di una strage annunciata.
Il Liverpool era forte delle tante coppe dei campioni vinte, la Juventus era forte come squadra, era forte dei tanti scudetti vinti, ma non aveva mai vinto la Coppa dei Campioni. È vero anche che il Liverpool aveva vinto l'anno prima all'Olimpico contro la Roma, per la Juventus era già la terza finale europea consecutiva, aveva perso la Coppa Campioni Atene con l'Hamburgo, aveva vinto a Basilea la Coppa delle Coppe con il Porto, e oltretutto se avesse vinto la Coppa dei Campioni contro il Liverpool sarebbe stata la prima squadra in assoluto a vincere tutte e tre le competizioni europee, oltretutto sempre con lo stesso allenatore che era Giovanni Trapattoni. Tra bianconeri e Reds c'era stato inoltre un saporito antipasto. Nel gennaio di quello stesso 1985, in un comunale di Torino quasi sommerso da un'abbondante nevicata. Oltretutto la Juventus, avendo vinto la Coppa delle Coppe, aveva già incontrato il Liverpool. All'epoca la Supercoppa europea, appunto lo scontro fra la vincitrice della Coppa dei Campioni e quella della Coppa delle Coppe, si giocava con partite di andata e ritorno, però problemi di calendario e anche il clima non aiutarono, e allora si giocò alla fine una partita secca a Torino, addirittura con il campo spalato dalla neve fresca, e una doppietta di Boniek che regalò la Supercoppa alla Juventus. Quell'incontro, quel precedente aveva creato maggiore aspettativa soprattutto nei tifosi della Juventus, perché sapevano che il Liverpool una squadra molto forte, il Liverpool che non gli era andata tanto giù questa partita unica comunque, e poi giocata a Torino quindi insomma, però torto collo per motivi di calendario accettarono. Quindi da un punto di vista però prettamente sportivo sicuramente era una finale molto attesa. Vero è che in una finale così attesa fu scelto un palcoscenico imbarazzante. Così Nando Martellini aveva raccontato dai microfoni Rai quella vittoria juventina. Vediamo adesso Platini, lancio per Briaschi, scatto di Briaschi, poi di Boniek, e gol, contropiede iniziato da Briaschi ma poi concluso da Boniek. 40° del primo tempo, la Juventus in vantaggio con Boniek. Ecco un attacco di Briaschi, c'è Rossi al centro dell'area, Briaschi, cross di Briaschi, ed è il raddoppio di Boniek. Boniek al volo, Boniek su cross di Briaschi, doppietta di Boniek, il 34° del secondo tempo, 2-0 per la Juventus. Palcoscenico imbarazzante, ha definito Francesco Caremani lo stadio Eisel, l'impianto scelto dall'UEFA per questa sfida attesissima. Tristemente profetico suonerà l'editoriale pubblicato su Tutto Sport del 29 maggio dal direttore Piero Dardanello, che a poche ore dalla finalissima stigmatizzerà proprio l'inadeguatezza dello stadio come unica pecca di una serata di calcio che si preannunciava stellare. Purtroppo, ai limiti dell'impianto se ne aggiungeranno altri che contribuiranno ad aumentare le dimensioni della tragedia. Ancora Caremani. L'avvicinamento alla sfida di Eisel avvenne in una maniera incredibilmente cialtrona, mi permetto di dirlo. Da una parte i biglietti della curva Z, perché poi credo che sia diventato chiaro a tutti che quello doveva essere un settore neutrale, e non si potevano mettere a fianco tifosi della Juve, oltretutto a fianco proprio degli hooligans inglesi, quindi come dire dalla parte più ultra del tifo del Liverpool. Dall'altra perché lo stadio era in condizioni imbarazzanti, cioè c'erano stati anche dei sopralluoghi, ma non c'erano reti divisorie adeguate, si poteva accedere alla curva Z e alla parte lì vicina semplicemente saltando su un terrapieno che stava proprio lì dietro. Era una specie di stadio, si può dire, ma in ristrutturazione, quindi con dei cantieri fuori, cantieri dove gli hooligans inglesi poi si sono armati con spranghe e altre masse. Nei giorni precedenti, nelle ore precedenti che anticipano il fischio d'inizio, gli hooligans inglesi si rendono protagonisti di saccheggi e violenze per le vie di Bruxelles. Ma è alle 19.15 del 29 maggio che la tragedia si compie. I tifosi inglesi, che prima sembravano assopiti dall'alcol, poi invece probabilmente portando altro alcol dentro senza essere controllati, perché anche l'assurdo, mentre i tifosi, cioè o meglio le famiglie italiane che entravano nel settore Z, colpa anche di una rivendita farlocca di biglietti, erano controllati uno a uno e passavano da una piccola porta di appena un metro di larghezza e quindi con molta lentezza, gli hooligans inglesi erano entrati senza nessun controllo, quindi armati, pieni di birra. A quel punto
da assopiti si scatenano nuovamente e si scatenano contro queste famiglie italiane, contro questi supporter della Juventus, e la loro, diciamo così, timore, giustamente giustificato, la loro paura e magari il loro arretrare addirittura li scatena ancora di più, fino a che prima cominciano a tirare lattine piene, razzi, tutto quello che hanno a disposizione e che gli passava per le mani, e poi riescono a buttare giù una rete assolutamente ridicola, una rete da pollaio difesa da 6 poliziotti, di cui se non sbaglio uno è una donna. Loro alla fine scappano i poliziotti, addirittura gli inglesi davanti a sé non hanno più niente e possono attaccare, aggredire, colpire gli italiani, perché vengono colpiti, vengono feriti, e gli italiani chiaramente scappano verso il muro che delimita la curva Z, perché sono persone che erano andate allo stadio per godersi la finale di Coppa dei Campioni e basta. Sotto il peso di quelle cariche, di quella paura, di quei corpi, il muretto contenitivo si sbriciolerà. 39 persone arrivate a Bruxelles per vedere la più bella partita di calcio della storia torneranno a casa in una bara. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Scegliete il libro. Mettete tra una pagina e l'altra le scene del film e sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi, domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Olimpia, miti e verità dello sport. C'è un bel pezzo della mia famiglia in quel settore Z, perché Roberto era mio padre, Otello è mio nonno. Purtroppo quella sera del 29 maggio ha segnato la mia vita. Destini che si incrociano, vite che si spezzano in quel settore Z della Iselle, quel 29 maggio 1985. Andrea Lorentini è l'attuale presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Iselle. In quella curva si sono dissolte 3 generazioni della sua famiglia. Il padre Roberto, medico, allora 31enne, è una delle 39 vittime, travolto dalla follia degli hooligans e perso per un eroico atto di generosità che gli è valso una medaglia d'argento al valor civile. Mio padre, chi lo conosceva sa che, insomma, che fisicamente era molto robusto, quindi in un certo senso poteva essere anche aiutato dal fisico a poter magari anche scappare dalla calca e della furia degli hooligans che si stava facendo incontro ai tifosi della Juventus. Però lui, come tu hai ricordato, appunto, era un medico, e quindi in qualità di medico ha sentito proprio il senso del dovere di aiutare le persone che erano comunque ferite sugli spazi, stavano soffrendo. In particolare c'era un bambino che appunto era ferito sugli spalti, e lui si è piegato per praticargli la respirazione bocca a bocca, e in quel mentre è stato travolto appunto dalla furia degli hooligans e purtroppo è rimasto schiacciato e ha pagato con la vita questo suo grande senso del dovere, questo suo grandissimo altruismo. Il nonno di Andrea, Otello Lorentini, riesce a salvarsi per miracolo. Il mio nonno è riuscito a salvarsi e quindi si è ritrovato appunto in campo, e poi dopo, diciamo, chiaramente qualche minuto nella confusione che appunto uno può immaginare ci fosse in quegli istanti, è riuscito appunto a riunirsi, a ritrovare gli altri i due cugini di mio padre, i suoi nipoti, e poi comunque da lì a poco purtroppo hanno
hanno fatto la tragica scoperta che invece mio padre purtroppo non ce l'aveva fatta. La partita, come ben sappiamo, si gioca malgrado la tragedia. Veder roteare quel pallone in quella notte è grottesco, ma anestetizza la paura, il dolore, lo sgomento. Siamo quasi un minuto oltre il 90esimo, porta quello che potrebbe essere il suo ultimo assalto in Liverpool, lunghissimo lancio, colpo di testa di Brio, palla in fallo laterale, la Juventus vince la Coppa dei Campioni battendo per 1-0 il Liverpool. Nella fase finale della serata ha ripreso il sopravvento. Il fatto sportivo è consentite che l'uomo sportivo, lo sportivo, esulti per questo successo della Juventus, che è successo del calcio italiano, anche se l'uomo conserva l'amarezza e il dolore di una serata resa luttuosa da quanto è successo prima della partita. La Juventus solleva al cielo la sua prima Coppa dei Campioni. I trionfatori vanno celebrati. E più della voce di un Bruno Pizzul provato da quanto accaduto, sono i cori che lo circondano che fanno ancora oggi raggelare. Sono stati tutti all'altezza della situazione i giocatori bianconeri. Stefano Tacconi, il portiere, ha sfoderato alcuni interventi di gran classe. Favero, chiamato prima alla marcatura di Walsh e poi a quella di Johnston, ha disimpegnato il compito senza sbavature. Cabrini ha presidiato la zona sinistra della difesa juventina con la consueta caparbietà, grinta e classe. Bonini si è rivelato il prezioso lavoratore del centrocampo che conosciamo. Brio non ha lasciato una palla che una rush, contrastandolo efficacemente sia nel gioco aereo sia nei contrasti con palla a terra. Scirea è stato il capitano di sempre, molto bravo sotto il profilo tattico, ha conferito tranquillità all'intera squadra. Le due punte, Briaschi e Rossi, pur spesso isolate in avanti, hanno fatto tutto il loro dovere, in particolare da elogiare Briaschi, che è sceso in campo in condizioni menomate, ha sofferto fino all'ultimo. Positiva la prova di Tardelli, consueto lottatore. Splendido addirittura il polacco Boniek, che ha propiziato il gol vincente di Platini su calcio di rigore, e al solito preziosa l'opera di Platini, che ha reso ancora più positiva la sua serata con alcuni lanci eccezionali. Nel finale Trapattoni ha fatto entrare in campo al posto delle due punte prima Prandelli e poi Vignola. A 30 anni di distanza, quella coppa è nella sala dei trofei della Juventus, che pure commemora i suoi tifosi caduti all'Aisel. Anche le ragioni di chi decise che la partita si giocasse lo stesso sembrano essere state comprese, come ci spiega Francesco Caremani. È stato opportuno, non dico giusto, ma opportuno giocarla, semplicemente per cercare di mantenere il più possibile l'ordine ed evitare altri scontri, altri morti. A un certo punto gli ultra della Juve scappano proprio dalla curva opposta a quella Z e cercano di andare contro quelli del Liverpool, perché hanno saputo qualcosa. Quindi è stato opportuno giocare la partita, rinforzare il servizio d'ordine per evitare altri morti, altre vittime. La partita opportunamente è stata giocata. Poi ognuno in coscienza stabilisce se quella partita, come dire, può avere o meno un senso. Per me, e lo dico da ragazzo, ero tifoso della Juventus. Oggi dico una cosa che magari può essere banale, ma oggi faccio il giornalista, non faccio il tifoso, quindi per me quella partita, insomma, non può avere senso. Ma la vera eredità di quel dramma, il vero lascito che ha dato almeno un senso alla morte di quelle 39 persone di Otello Laurentini, scomparso nel maggio scorso, è stato il processo che è seguito alla strage dell'Aisel. Sentiamo Andrea Laurentini. L'UEFA comunque è stata condannata in appello, perché questo è un passaggio importante. In primo grado l'UEFA era stata assolta, e poi comunque la sentenza dell'appello, confermata ovviamente in Cassazione, ha fatto giurisprudenza, perché da quel momento l'UEFA comunque ha la responsabilità oggettiva di tutti gli eventi che organizza. Quindi chiaramente è stata una sentenza che ha fatto storia. Tra l'altro dopo la sentenza di primo grado
No, ma è stato soprattutto mio nonno che ha dato anche la spinta propulsiva allo stesso avvocato Vedovatto per tentare appunto di proseguire nel processo, ricorrere in appello, perché chiaramente far condannare l'UEFA in quel momento là è un'impresa quasi titanica. E invece, grazie anche alla forza di volontà di mio nonno, chiaramente poi sorretta dal pool di avvocati, siamo riusciti ad ottenere questo storico risultato. Una battaglia legale contro autorità politiche e calcistiche condotta con coraggio e abnegazione per 6 lunghi anni. C'è stato un processo, grazie a Otello, che ha fondato l'associazione tra i familiari delle vittime di Bruxelles, ne è stato presidente e ha combattuto per tanti anni fino alla fine, finché non ha ottenuto giustizia. Perché poi Otello non ha cercato vendetta per aver perso l'unico figlio. Otello ha cercato giustizia, ha cercato giustizia per sé, per Roberto, per gli altri familiari delle vittime, ma anche per tutti quelli che venivano dopo. Perché ovviamente le responsabilità a cascata l'UEFA. L'UEFA che sceglie uno stadio indecente quando all'epoca non aveva alcuna responsabilità, oltretutto degli eventi che portavano il suo marchio, ma incassava circa l'80-83% dei soldi in pratica senza colpo ferire. E poi le autorità del Belgio, dal ministro dell'interno che coordina ovviamente la polizia, al sindaco di Bruxelles, la federazione di calcio belga, la gendarmeria di Bruxelles chiaramente che avrebbe dovuto coordinare i gendarmi, i poliziotti, la sicurezza intorno allo stadio. Infine gli hooligans, io nel libro lo scrivo chiaramente, loro sono gli assassini, ma tutti quelli che ho citato fino adesso sono i mandanti di questa strage. Giustizia non vendetta, perché alla fine poi gli hooligans non fanno insomma quasi niente di galera rispetto alle colpe, quegli undici che vengono individuati e quindi condannati. E quando in primo grado vengono tutti assolti è un altro shock per Otello Laurentini, e decide con il giovane allora avvocato italo-belga Daniel Vedovatto di citare, è in quel momento che lui cita e porta dentro il processo l'UEFA. Ma immaginatevi, cioè lui da solo con questo avvocato che portano l'UEFA a giudizio. Se avessero perso, credo che Otello Laurentini gli sarebbero bastate probabilmente 3 vite per ripagare l'UEFA. In rappresentanza degli altri ha presieduto a tutte le fasi del processo per 6 lunghi anni. Cioè, se si giocano le finali di Champions League oggi in stadi ad altissima sicurezza, e forse qualcuno si è scordato che tutto questo lo devono a Otello. È con questa consapevolezza che a distanza di 30 anni vogliamo ricordare ancora oggi la notte della Isel. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, un grazie ad Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast attraverso la nostra pagina web sul sito radio24.it e scriverci via mail a olimpia@radio24.it. Ora spazio come sempre a tutti i convocati weekend. Olimpia torna domenica prossima, sempre alle 16:30 qui su Radio 24. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.